Si parla di clandestini a tutte le latitudini, al contrario. Ma lì sono accolti in modo diverso, salvo la Puglia, rispetto al nord, rispetto a tante parti d'Italia, è un tipo di clandestino che poi viene accolto e diventa uno di loro. Quindi va bene, insomma, fa parte un po' del piccolo segreto del film. Sempre a proposito di Rocco, diciamo da dove arriva, ma da dove parte un po' di storia di questo personaggio, che è quella che ci manca di più. Sì, ma gli scafisti del calcio non è che vanno a cercare soltanto nei lembi estremi, lontani dal nostro. Parlavamo di un sud che è ovunque, anche la periferia di Roma offre i Rocco, i Tabo raccontati nel film, cioè bambini a cui è affidato un sogno impossibile, ma anche un sogno che non ha la purezza del sogno, è affidato il simbolo di una ricchezza, di un successo che porta forse la parte peggiore proprio di quello che il mondo del calcio dovrebbe rappresentare, cioè la gioia del gioco, la bellezza del gioco. Sì, certo. Una parola per togliere, è uguale, tanto dite. È proprio questo che va combattuto, al di là del fatto che quando si va a prendere carrettate di bambini in paesi lontani per poi portarli qui e il ritorno poi diventa impossibile, perché poi c'è l'abbandono laddove sono stati portati, è gravissimo. Ma lo scafista, come diceva Paolo, e quindi questo far illudere, non sognare, il sogno è una cosa importante, l'illusione che è tremenda, succede ovunque in Italia. Il Rocco, noi abbiamo migliaia e migliaia di Rocchi di cui potremmo raccontare, o se volessero potrebbero raccontare le storie. E la cosa triste, lo dico tranquillamente, è che questo calcio rappresenta per i genitori di Rocco, dei tanti Rocchi che ci sono nel nostro paese, il sogno, l'illusione di aver sistemato con quel bambino il conto in banca futuro di almeno 3 generazioni. Oggi la cultura che passa è un figlio che giochi a calcio, bello, ricco, famoso, sposato con qualche velina e che fa pure qualche scommettina magari. È questo che noi vogliamo dall'interno combattere, quest'idea ormai che hanno le famiglie. Non è più il sogno dei bambini, i bambini giocano, amano divertirsi e sognano. Siamo noi che gli roviniamo la vita a tutti. Ci sono altre domande? Quindi se non ci sono altre domande, grazie per essere venuto. Scusa? Niente, volevo sapere più o meno se c'era un periodo di previsione d'uscita del film, perché si è parlato delle scuole, mi chiedevo nei cinema se c'è una... Sì, aiutateci in questo un po' tutti, diffondendo notizie sull'esistenza di questo film, perché nei passi che abbiamo già da lungo tempo fatto per la ricerca di una distribuzione, eccetera, eccetera, il tema del film poco invoglia le distribuzioni, a considerarlo un film, qualcuno, un raro, io non so se è partito da Ettore Scola questa definizione, questo potrebbe essere il milionaire italiano, cioè racconta un dramma, una tragedia con la leggerezza e l'ironia che soltanto degli adolescenti sono in grado di poter fare. Attraversano metà Africa giocando con un pallone. Uno dei due la definirà la discesa più lunga della storia del calcio. Circa 3.000 chilometri giocando sempre con un pallone, sfiorando spesso il momento del cedimento, dell'abbandono.
quindi quasi alla soglia della morte, qui però va bene, la conclusione del loro viaggio è quella di oggi, un giorno di festa non è soltanto per il film eccetera, ma anche per quello che è successo ieri. Grazie a tutti.